Cari amici modellisti, buongiorno. Dopo aver visto la scheda relativa alle carrozze di questo treno, di questo convoglio americano, con relativa locomotiva, adesso andiamo a vedere la storia di questa locomotiva. Quindi tiriamola indietro il convoglio. Ecco così. Come vedete la locomotiva muove senza sforzo il convoglio. Arriviamo qui, fermiamo la locomotiva, inquadriamola meglio. Ecco, questa locomotiva è una MDGP-18. La MDGP-18 è una locomotiva diesel elettrica, cioè sta a significare che il motore diesel qui nel cassone posteriore alla cabina di guida, nella parte anteriore c'è il generatore ausiliario, i serbatoi dell'olio eccetera, e qui c'è un grosso motore diesel e un gruppo elettrogeno accoppiato con l'asse del motore diesel. Questo generatore fornisce la corrente che poi viene inviata ai motori elettrici dei carrelli. Allora, dicevamo che la GP18 è una locomotiva diesel elettrica a 4 assi, costruita da General Motors Electromotive Division. EMD sta appunto per Electromotive Division. Tra dicembre del 1959 e novembre del 1963. La potenza, come dicevamo, era fornita da un motore diesel EMD, Electromotive Division, 567 D1 a 16 cilindri in linea, che generava 1800 cavalli, precisamente 1,34 MW. La GP18 aveva sostituito la GP9 nel catalogo della MD. 350 esemplari di questa locomotiva furono costruiti per le ferrovie americane. 40 unità furono costruite per le ferrovie messicane, 12 furono costruite per l'esportazione in una ferrovia brasiliana che operava in Amazzonia, 2 furono esportate in Perù e 1 fu esportata in Arabia Saudita. In genere queste locomotive venivano usate non sulle linee principali ma sulle linee secondarie per trainare sia convogli passeggeri sia convogli merci. In genere la composizione era fatta da una sola locomotiva. Solo nel caso i convogli merci fossero particolarmente pesanti, sia come però sempre nel rispetto del carico assiale dell'armamento di cui era costituita la linea, e questi convogli venivano trainati da 2 di queste locomotive. La GP18 somigliava per molti versi alle locomotive che sono venute prima nella costruzione della MD, ossia la GP7 e la GP9. Questa locomotiva è stata progettata in modo quasi identico ai 2 modelli precedenti, ma differiva per avere una griglia metallica sopra le persiane del radiatore, mentre GP7 e GP9 incorporavano invece un design diverso.
Inoltre la GP18 aveva 50 cavalli in più rispetto alla GP9. La GP9 aveva 1750 cavalli, la GP18 ne aveva 1800. Queste locomotive potevano essere personalizzate dai loro acquirenti. Infatti, le ferrovie ordinavano GP18 con cofani corti, alti o bassi, con o senza freni dinamici. Nel caso del Grand Truck Western, una compagnia che operava negli Stati Uniti, con l'aggiunta opzionale di generatori di vapore per poter riscaldare le carrozze, il riscaldamento delle carrozze del convoglio. Sul finire della produzione, comunque, la cabina venne totalmente rifatta con cofano, ossia il cofano. Qui, questo è il cofano, qui venne abbassato, la cabina venne alzata e con tutta una serie di finestrini, visto che il cofano era più basso, una serie di finestrini che miglioravano di molto la visibilità. Il motivo di questa trasformazione va ricercato appunto nella scarsa visione della cabina originale. Ossia, il macchinista poteva vedere da questo finestrino o da quell'altra parte. L'accesso avveniva attraverso questa scala oppure attraverso questa scala. Se una persona doveva andare dall'altra parte, poteva farlo. Se però dall'altra parte dove scendeva a terra, doveva passare gioco forza davanti alle locomotive per poter risalire. E in quanto nella parte posteriore c'era l'accoppiamento del convoglio che impediva il transito al macchinista. In più, questa locomotiva in questa cabina aveva una climatizzazione problematica, ossia, con climi caldi ed estate si riscaldava molto. E non bastava aprire il finestrino, alcuni viaggiavano addirittura con le porte anteriori e posteriori aperte. La nuova cabina però era prevista già con un impianto di condizionamento efficace, per cui rimediava a queste deficienze. Allora, abbiamo detto l'anno di progettazione dal 1956 al 1957. La progettazione fu abbastanza veloce in quanto queste locomotive derivavano dalla GP7 e dalla GP9 che erano praticamente uguali. Poi, gli anni di costruzione dal 1959 al 1963. Le unità prodotte, come abbiamo detto, 350 per gli Stati Uniti, 40 per il Messico, per il Perù. Per il Brasile, un momento, per il Messico, poi il Perù, il Brasile e l'Arabia Saudita ne ordinarono 15, di cui 2 per il Perù, una per l'Arabia Saudita e 12 per il Brasile. Totale delle unità costruite 405 esemplari. Carburante 6.400 litri. Come abbiamo detto, motore diesel 16 cilindri in linea, potenza 1800 cavalli. Tante persone mi dicono: ma come fai a sapere tutte queste cose? Non è che io so tutte queste cose. Io faccio ricerche su internet. Poi con un programma, in questo caso Publisher oppure Word di Microsoft, mi tiro giù la scheda con tutte quante le varie caratteristiche. Poi, siccome le notizie sono molte e sarebbe troppo tedioso andare a parlare per 10-15 minuti in un video destinato a persone che magari lo vedono così per farsi un'idea, eccetera,
Di conseguenza il testo, che può arrivare anche 2, 3, 4 pagine, viene scremato e vengono riportate solo le notizie più importanti. Ok, dopo questa breve premessa passiamo al campo modellistico. Allora, in Italia nessuno ha riprodotto questa locomotiva, quindi buona pace per le persone che la vogliono cercare. Se la cercano devono andare su altre marche e chiaramente rivolgersi al mercato dell'usato, perché il mercato nuovo in Italia praticamente non ha queste locomotive. In Slovenia queste locomotive sono state prodotte dalla Mehano, M-E-H-A-N-O, e questa locomotiva però risale a circa 30 anni fa. Da come abbiamo saputo, la Mehano non produce più queste unità. Comunque la Mehano produceva questo modello abbastanza rustico, molto efficiente, in grado di percorrere con buona velocità e buona captazione di corrente la linea del nostro plastico, anche se era un po' rustica, ossia non aveva fari anteriori, aveva la luce in cabina con una lampadina incandescente, incandescenza, e poi con due parti in plexiglass questa luce veniva portata ai due fanali posteriori e due fanali anteriori. Fanali anteriori e posteriori che in altri modelli riportano il numero della locomotiva. Poi altri modelli più raffinati hanno anche i fanali anteriori e fanali posteriori. E un modello abbastanza costoso ha anche un lampeggiante arancione realmente funzionante sopra la cabina. Va bene, questa è la Mehano. In America tutti hanno, chiaramente come accade da noi per le nostre locomotive, hanno riprodotto questa locomotiva. In particolare l'hanno riprodotta la Broadway Limited Import, che però è una locomotiva molto sofisticata con moltissimi suoni e via dicendo, e che viene a costare intorno ai 450 euro. Si parla di prezzi sempre negli Stati Uniti, a cui vanno aggiunte le spese di importazione e di spedizione. Poi c'è la Walters, che ne ha prodotte anche questa una buona versione Sound, che con più limitazioni rispetto alla Broadway. E poi vi è la MTH, sempre americana. Poi vi è l'Atlas, che poi la Bachmann, eccetera. E l'Atlas, la Bachmann e altre case americane producono una versione semplificata Sound di questa locomotiva, che praticamente è assimilabile a questa, in quanto ha poche luci, una varietà di suoni piuttosto ridotta, e il prezzo è chiaramente più basso, si aggira intorno ai 200 euro. La Walser, abbiamo detto, avviene sui 350-360 euro. Queste locomotive, se vi possono interessare, sono prodotte anche in versione analogica, nel qual caso la versione analogica viene a costare dagli 80 ai 100 euro, quindi è un prezzo basso. Come dicevamo, le potete trovare in Germania da Birger Haupt della MOBA.de, che ha un vastissimo assortimento di queste locomotive di varie marche e con tutti i prezzi. Il sito internet è a prezzi più bassi. Il sito con eBay invece ha i prezzi lievemente superiori e un assortimento più ridotto. Va bene, allora per questa volta è tutto e vi rimandiamo alle prossime schede. Arrivederci.